E poi? Di dove sei? Io sono bergamasca di Zicolico, abito quarta tubatura a sinistra, adesso vivo a Riccione però. È divertente vivere qua. Che si va? Si va in discoteca, si va al mare, si dipinge, si fa quello che si fa in tutte le altre città, però è divertente. Senti, il tuo look è molto originale, a chi ti sei ispirata? A me stessa, mi sono alzata questa mattina e mi sono sentita colorata. Sì, mi sentivo molto colorata e allora ho detto, coloriamoci. Che si fa nelle notti folli? Guarda, sono appena arrivato, ho appena preso lei. Così per proprio. Che cosa? Per le notti folli. Cosa si fa per le notti folli? Volete sapere cosa si fa nelle notti folli? Vieni qua, guarda. Lei è una follia, già, quindi guarda. Cosa vuoi fare? Perché che trasmissione è? Perché è il massimo, il Cocoricò e Riccione, è il massimo della lussuria, sì, dove riusciamo a sentirci liberi, dove riusciamo a sentirci noi stessi, dove riusciamo a fare quello che vogliamo. Tu dove sei? Sono dalla Sardegna. Di Piacenza. Sei di Piacenza? Senti, e qua come ci si diverte, cosa fate? È molto bello star qua. Conosco bei ragazzi, bella musica e poi... I bei culi, tutto! Un sabato in discoteca, cosa hai combinato? Mi sono divertito. Facendo cosa? Ballando con gli amici. C'è stava un gay che mi faceva la corte. Tutto qua. Vieni qui da Roma, no? Ma vale la pena venire qui, sì? Vale la pena, sì, a Roma fanno schifo. Perché fanno schifo a Roma? Perché ti guardano prima in faccia, poi dentro al portafoglio e poi guardano in faccia a te. Qua non ti guarda nessuno, entri e basta. Lavoro tutta la settimana e venerdì e sabato vado in discoteca. Ai papi! Ai. Scusa, chiedilo per esempio a lei o a lui, non so come sia. Cosa è divertimento? Ci dici qualcosa di te, cosa vuol dire divertirsi? I'm sorry, no italiano. Hello and how are you? I wanna suck some Italian dick. Ah! Mi chiamo Andrea e dico sto roba di Cocorico. È troppo bello e basta. Ci divertiamo troppo noi. Siamo appena sposati, proprio ma andiamo a festeggiare in camera. Viaggio di nozze in discoteca tutta Italia? Tutta Italia, tutto il mondo, tutta Europa, tutte le parti. Tutto l'universo. Dove siete voi? Io sono di Bologna. Bologna. Io di Roma. Abbiamo unito l'Italia praticamente. Certo, per forza. Ma voi siete del pianeta Terra o di qualche altro pianeta? Siamo venuti qua nel pianeta Cocorico per ambientarci. Cocorico, ah, ho capito. Tu di dove sei? Io di Marte. E vieni qui a ballare sempre? No, io sono qua in missione, non sto ballando. Che missione è? È una missione speciale, non posso parlarmi. Fare felice gli uomini? Ma che felici gli uomini? Fare felice le donne? Ma io sono di Marte, lavoro per il mio pianeta. Noi dobbiamo conquistarvi. A me gli occhi, che si fa con il Cocorico la notte? Allora, il Cocorico ci si diverte da morire, io trovo che sia la più bella discoteca del mondo in assoluto. E giro parecchio. È bella perché ha questa piramide che attira energie positive. La gente da sotto può essere sconvolta, può essere fuori di testa, quello che volete, ma è positiva, è bella la musica, è d'avanguardia, siamo d'avanguardia noi che siamo fuori di testa in assoluto. Qui c'è la mia fidanzata,
ci vediamo dopo. Ci parli un attimo di te, quanti anni hai, di dove sei? Allora, un secondo. La mia età è indefinibile e indefinita. Credo di avere circa 450 anni. Mi chiamo Vlad Dracul. E il mio titolo è Nosferatu, principe della notte. Hai succhiato molto sangue questa notte di sabato? Ho succhiato. E basta. E basta. Ciao. Non so se riuscirete mai a mandare in onda un'intervista del genere, soprattutto non so se riuscirete mai a carpirmi il mio nome vero. Grazie. Sono in incognito praticamente. Comunque un bacio a tutti i cultori della notte e complimenti a voi che avete il coraggio di andare in giro a fare le interviste a quest'ora in questi luoghi. Siete coraggiosi. In bocca al lupo, ciao. È stato un sabato affascinante. Bellissimo, tanto, tanto sesso, tanto sballo. Cos'è la trasgressione? Non conosco questa parola. È qualcosa di insolito nel mio vocabolo. Non parlarmi di trasgressione. Quelli più simpatici? Quelli veri. Quali? Quelli che sono veramente così anche al di fuori della discoteca. Pomati? Sì. Ma non è questione di look e di vestito, ma di personalità vera. Un'avventura particolare? Avere visto voi è veramente un'avventura particolare. E questo è il locale del divertimento, più che della trasgressione, più che dell'edonismo, più che di tante altre cose. Ognuno qui dentro trova la sua dimensione, la gente si veste come vuole e nel rispetto degli altri fa quello che vuole. Venendo qui dentro si vede della gente che ride, che si diverte davvero, che balla anche sui tavoli e è un po' fuori dagli schemi. Non è uno di quei locali dove la gente si siede a tavolino in giacca e cravatta per, non so, per mettersi in mostra o per fare dei pettegolezzi. Questo è un posto dove la gente viene per sfogarsi, per divertirsi e c'è un gusto del bello un po' più estroso, un po' più fantasioso, che comprende anche delle volte il divertente, il carnevalesco, così. Ciao energia, sex, sex, live, no jeans, sex,